Ma io penso che la decisione che ha assunto il Presidente della Regione di anticipare di molto le restrizioni della zona rossa oggi stia pagando, diminuisce molto l'ospedalizzazione, diminuisce anche il numero di positivi per giorno, mentre cresce significativamente la capacità di diagnosi con i tamponi. Tutto lascia sperare bene, non lasciano sperare bene alcuni comportamenti individuali, anche quelli che abbiamo visto negli ultimi giorni, sembra che non tutti abbiano compreso come essere usciti da una fase non vuol dire non poterci rientrare. E allora accompagniamo questa fase di campagna vaccinale anche con un senso di responsabilità diverso, e in questo l'appello è davvero a tutti. Non possiamo dire che le restrizioni non ci piacciono se poi nel momento in cui si determinano delle condizioni di apertura si tengono alcuni atteggiamenti che francamente sono imbarazzanti, non rispettosi degli operatori economici che hanno fatto tanti sacrifici e non rispettosi degli operatori sanitari che stanno ancora lavorando moltissimo. A livello nazionale c'è intanto una rassicurazione sul vaccino in sé, questo va detto oggi, soprattutto mentre alcuni ne mettono in dubbio la efficacia. Nel mese di febbraio attendiamo oltre 100.000 dosi vaccinali che potranno essere utilizzate al 100%, e questo fa ben sperare, soprattutto perché incide su alcune categorie di persone, forze dell'ordine, forze di polizia, personale della scuola, personale dei servizi essenziali, che è fondamentale poter restituire alla serenità del lavoro. Noi dobbiamo essere preoccupati in senso etimologico, nel senso ci dobbiamo occupare prima. Siccome siamo preoccupati in questo senso, la sequenziazione di tutte le possibili varianti è in corso, così come il monitoraggio epidemiologico.